Rendiamo merito alla Giunta e alla Regione per la linea intrapresa, che è una linea di innovazione. Sosteniamo ovviamente l'informatizzazione del nostro servizio sanitario, non soltanto per prevenire delle forme corruttive, però anche per meglio rispondere alle esigenze di salute dei cittadini, anche alle esigenze, diciamo, di informazione, di fornire quindi velocemente a medici e più in generale a clinici l'informazione nella modalità più globale e unificata dello stato di salute dei singoli cittadini. E allora questo rappresenta effettivamente il punto di aggregazione e condivisione delle informazioni afferenti al cittadino generati dai vari attori del sistema sanitario. Nell'ambito della sanità in rete, la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico rappresenta un salto culturale di importanza notevole, il cui elemento chiave risiede nel considerarlo non soltanto uno strumento necessario a gestire e supportare i processi operativi, ma anche come fattore che possa effettivamente migliorare la qualità dei servizi e anche contenere i costi in modo significativo, e questo corrisponde pienamente agli obiettivi che abbiamo assunto come prioritari. Tuttavia faccio anche rilevare però qualche punto che salta all'occhio alla lettura della risoluzione della maggioranza, perché un po' di tempo fa, tramite un'interrogazione, io avevo sollevato, in seguito ad alcune segnalazioni, un caso che riguardava la provincia di Modena, su cui l'assessore Venturi mi aveva risposto. E quindi nella risoluzione della maggioranza, quando si chiede al primo punto di rimuovere tutti gli ostacoli per arrivare velocemente al completamento del percorso del fascicolo sanitario elettronico, su cui siamo totalmente d'accordo, rilevo però che su questo punto avevo formulato un'apposita interrogazione a novembre e nella risposta l'assessore ineccepibilmente a dicembre diceva effettivamente il fascicolo sanitario elettronico è completo e disponibile per tutti i cittadini di questa regione. Quindi nella risoluzione si dice arrivare al completamento, nella mia risposta di dicembre si diceva il fascicolo è completo. Ciò non toglie che siamo nella stessa linea, ma faccio rilevare forse così una discrepanza. Nel secondo punto si dice appunto di rafforzare la strategia comunicativa nei confronti dei cittadini. Nella risposta che io ho avuto nella mia interrogazione sul caso del fascicolo sanitario elettronico, l'assessore Venturi scriveva: nel corso dei primi mesi del 2017 sarà fatta una campagna informativa finalizzata a far conoscere ai cittadini il fascicolo sanitario elettronico. Benissimo, quindi l'assessore già informava che nel corso dei primi mesi sarebbe stata attivata una campagna di informazione finalizzata a far conoscere i vantaggi oggettivi del fascicolo sanitario elettronico. Ecco, per quanto riguarda invece il terzo punto, quello a mio avviso insomma più importante, continuare l'azione intrapresa con l'agenzia, come ricordava appunto la consigliera Serri, con l'agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della Salute per l'interoperabilità del fascicolo sanitario elettronico. Allora, qui nella risposta all'interrogazione ci è stata data conoscenza dell'attività di collaborazione in atto con il Ministero e nel verso auspicato dalla risoluzione, che mi auguro sia rinforzata anche sulla base di questa richiesta. Su questo tema io presento oggi una risoluzione in cui faccio una proposta che riguarda quello che nella risposta dell'assessore Venturi alla mia interrogazione di novembre sembrava emergere appunto come la principale causa di ostacolo alla diffusione, all'ampliamento e all'attivazione del fascicolo sanitario elettronico, ed era il rilascio delle credenziali con riconoscimento de visu obbligatorio per legge. Quindi nella risoluzione che oggi presento chiedo che si cerchino appunto soluzioni idonee a superare in particolare questo ostacolo, che è quello del rilascio delle credenziali de visu, attivando percorsi di integrazione anche con altri sistemi quali Federa, il sistema di accesso ai servizi online federati, o SPID, il sistema pubblico di identità digitale, che permette di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, sistemi costituiti da credenziali che vengono appunto rilasciati de visu all'utente e che permettono l'accesso a tutti i servizi online, quindi anche al servizio del fascicolo sanitario elettronico. Allora, siamo nella stessa linea, quello che proponiamo essenzialmente è un'integrazione, un'ottimizzazione, però resta il fatto che la linea è positiva, è una linea virtuosa, probabilmente ci sono ancora alcuni ostacoli da ottimizzare, da migliorare, e in questa linea va la proposta che noi oggi facciamo in merito al fascicolo sanitario elettronico.